togli il capitano di Vegas dalle scatole. È diventato lui il capitano. Ma no, capitano. E sta continuando a cagare. Sta continuando a cagare sul ponte. Benvenuti sul canale Due Piccioni con un joystick. Ci siamo rivisti perché siamo spariti per un bel po' di tempo, quasi due settimane, sì, se non sbaglio. Forse appunto è stato qualche cristo all'ascolto. Ma non c'è, perché noi stiamo parlando con noi stessi. Qualche cristo che apre per sbaglio i nostri video si sarà accorto che per un po' non ci siamo stati. Dai, qualcuno se l'è chiesto. E oggi niente, andiamo avanti, abbiamo fatto un bel cambio di strumentazione, quindi ora iniziamo a proporvi quei titoli che... Hai capito quei titoli che... Quei titoli tipo... Pixel Piracy. Tipo Pixel Piracy, no? Quei titoli tipo... Quei titoli di... Cioè non è cambiato niente, raga, continuiamo ad andare avanti con i titoli di... gioco di ruolo che si tratta di... Pirati. Gioco è un di gioco strategia. Anche... Bravo. Che sembra quasi che hai una pagina di Wikipedia aperta davanti. Niente, andiamo a scoprirlo insieme, perché io ci ho già giochicchiato con il mio vecchio PC, ma niente, faceva schifo al cazzo. Facciamo un new game. Qui data slot. Lo chiamiamo, possiamo scegliere noi? Allora lo chiamiamo Capitan Tessio. Che è il nostro amico che poi vi presenteremo più avanti. Capitan Tessio. Capitan Tessio, sì. Una storia lunga. World Piracy. Una leggenda. Antica leggenda. Dei mari del nord. Del nord. Esatto, del sud. Facciamo difficoltà. No, tuttora non siamo così mongoloidi. Normal. E facciamo. Perché è arrivata la stagione brutta e c'è la pioggia fuori. Sentite che pioggia. Start game. Siamo partiti, abbiamo dovuto compilare un breve tutorial sulle generazioni del mondo che ci chiedeva, non ve lo diciamo, sono cazzi vostri. Per giocarci lo scoprirete da soli. E ci siamo trovati col nostro bel Capitan TSO con un tizio che si chiama James Casavas. E niente, skippiamo il tutorial perché noi ne sappiamo tanto a pacchi, ora ve lo faremo vedere. Qui abbiamo la prima cittadina, ma noi abbiamo pochi soldi, ci conviene... Capitano, Capitan TSO, inizia a manifestarsi la... L'attamento sanitario obbligatorio che deve ricevere. A fine gameplay. Capitano, chi ti ha detto di scendere dalla nave? Torna sulla nave. Grande Capitan TSO. Questa è l'intraprendenza. Capitan TSO, lo vedrete su Black Flag. Vedrete su Black Flag cosa riesce a fare Capitan TSO. La vera essenza di Capitan TSO. Dunque, premendo spazio, entriamo nel menu del gioco, dove possiamo vedere la world map. E ora andiamo in cerca di fortuna. Qua c'è un isolotto che si chiama Richmond Highlands. Ci andiamo? Sì, ci andiamo. Sì. Siamo arrivati. Pazzi. Niente, si è fatta notte nel frattempo. Vediamo un po', aspetta, no, Capitan TSO. Capitan TSO, io devo capire come muovere la ciurma. Ah, ecco. Mandiamoci tutte e due, qui cosa ci aspetta? Nomade con un albero di banane, dai, andate, dagli due schiaffi. Oh, ti sta derubando. Cosa mi stai dicendo? Come mi sta derubando? Sì, direi di sì, Robin. Sta dicendo che vuole 15 pleuri. Vuole tipo il pizzo. Vuole tipo il pizzo. Vuole il pizzo per te? Mi sa di sì. Vuole che noi paghiamo? Ma non è capito. Oh no, c'è la vita. Oh, era due. Raga, mi raccomando, non facciamo figure di merda. Togli Castoschi. Raga, oh, che no, secondo me ce la fate. Non lo so, io me la piscio. No, gli darei una bomba per farlo riprendere. Allora, in pratica gli diamo da mangiare, di modo che... E poi mandare solo il capitano. Perché non riesco? Puoi mandare solo il capitano? Raga, mangiate.
Raga, che buschiamo, dai. Niente, non vogliono mangiare, non hanno fame. Ci mandiamo solo il capitano? Sì. Guarda che busca, eh. No, 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 io sono fiducioso. Allora, vediamo quanta percentuale ha il nostro capitano. 32. No, 63. Dove è corretto 32? Dai, dai. Grande. È violentissimo. Grande. È fortissimo. E ce ne stiamo. Ora chiamiamo anche il pagliaccio della ciurma. E ora qui dovremo trovare della roba. C'è un forziere. Sei soldi? Sei soldi? C'è già quanto c'è dentro il forziere. O fargli raccogliere le banane a Castotti. Capitano, tu apri il forziere. Capitano? Capitano? Tu non apri il forziere. Io non so come si apre questo forziere. Che cazzo si apre questo forziere? Siamo dei pagliacci. E ci ha dato una bottiglia di rum. E sei dobloni d'oro. E sei dobloni d'oro. Interagiamo anche col banana tree. Troppe banane, raga, troppe banane. Ce le andiamo a infilare nel culo. Dai, coraggio, torniamo sulla nave. C'è Razzoschi che continua a cagarci sul ponte. Capitano, minchia, c'è una banana! Cosa facciamo? Ce la pisciamo o gli diamo due schiaffi? Diamo due schiaffi. Ah, gli ho detto che ce la pisciavamo. Vabbè, raga, ce la siamo pisciata e abbiamo fallito, quindi gli dobbiamo dare per forza due schiaffi. È vero. È vero. E come stiamo, raga? Come stiamo? Dai, ce ne possiamo stare. Capitano è... Capitano è veramente... Niente, ce li mandiamo quanti insieme. Quanti sono? Da solo, mandali il capitano. Mandiamoli tutti e due. No, no, il capitano. Dai, capitano, fagli vedere di che pasta sei fatto. Voglio vedere. Minchia. Ma... è il TSO che c'è in lui. Interagiamo? Minchia. Interagiamo? Minchia. Interagiamo? Minchia. Vuoi insegnare a sto Cristo a pulirsi la merda? Eh sì, ma bisogna acquistare. Bisogna. Ci sta riempiendo la nave di stronzi. Bisogna acquistare la skill. La skill paletta e lui imparerà a cagare. Dove dovrà cagare, non lo so. Cattura la nave nemica? Sì. Yes. Sì. Sarà catturata. E ora cosa si può fare con... Ah no, siamo... abbiamo proprio fatto... Abbiamo preso la nave del nemico! Sì. E questo continua a cagare, cioè tutto il nemico ci tira uno stronzo sopra! Non vedi, raga, sono così! Comunque, ci rimando tutte e due a fare brutto! Addirittura! Mancato! 3, 9, 3, 3... addirittura! Cioè, ragazzi, comunque come potete vedere in questo gioco sanguina tutto. Sanguina tutto, anche il legno sanguina in questo gioco. La fondiamo questa. Sì. Ci siamo presi il 80 legno, dinari e il legno della nave. Appena arrivano in porto, quelli della ciurma corrono tutti al pub a bersi le birre da soli. È troppo figa sta cosa. Dunque, continua a sostare sulla stronza. Continua a calpestare merda. Vabbè, per quello che è fortunato. Secondo me sì, non dobbiamo comprarla la skill. Bisogna continuare a farlo cagare. Scusate, ship setup. In questo menu possiamo aggiungere blocchi o cancellare la nostra nave e ricostruirla da capo. Hull cosa significa, Conte? Ah, non lo so. Ah, ed eco cosa significa, Conte? Neanche. Qua abbiamo il cibo. E qui abbiamo il... Miscellane. Uno. Due. No, alzalo. Fai le due punte, tipo. Non puoi metterlo... Eh no, devo fare per forza così. Devo prima mettere questo. Sì, sì. Ah, ok. No. Ah, che stupido. Sì, basta far così. Così. Ok. E poi facciamo così. No, ho sbagliato. Così. 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 E così. Ha più senso. Sì, sì, sì. Riuscirà il capitano a uscirne? Posso prendere un personaggio in più? Perché siamo dei stronzi. Sì, perché abbiamo 100...
tra l'altro perché diminuisce il budget? Perché sta bevendo perché sta bevendo? Sì, perché quel figlio di puttana è al bar a spendere i nostri soldi, capito? Io mi prenderei un samurai. Mi piace Alton Dominguez. Sì, prenderei un bel samurai che è c'è anche l'assassino. Dov'è? Che costa quanto il samurai. Allora assassino. Ma vita di via Stryer. Ce ne stiamo. Prova a cercare una paletta, ci sarà un... Vuoi che vada a comprare la skill? Vado a vedere quanto costa la skill per pulire la merda. Sì. E scegliamo a chi far pulire la merda dell'equipaggio. Allora, vediamo... Cleaning. 197 dollari. Ok, mortacci, la faccio la paletta. 197, non li abbiamo ancora. Dobbiamo ancora cagarci nelle buttande, raga. Non possiamo ancora pulirci. La merda. Quanto pare. Chiuderemo questo video quando saremo riusciti a pulire la nostra merda. Mappa. E andiamo... Spostiamoci più in là, andiamo a vedere cosa c'è in là. Continua a cagare, tra poco saremo invasi. Oh, 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 qua ragazzi inizia a farsi un pochino... Sta nave ce la pigliamo intanto, sì. Anche se è più piena di merda della nostra. Però, però loro cagano sul tetto. Cioè, ci ha dato anche un achievement. Ecco. Compriamo una bella paletta per pulire le schifezze. E ce l'ha fatta. Ce l'ha aggiunta. Abbiamo 22 dollari. E ora noi con spazio possiamo assegnare questa skill a qualcuno del nostro equipaggio. Io direi che a Stoschi se la merita tutto. Sì, perché deve pulire la merda. Passivate e cleaning. D'ora in poi lui pulirà la merda. Lancia dello stronzo, la nuova disciplina. E mentre sulla nostra nave lanciano stronzi e ci attaccano, noi vi salutiamo con l'ultimo spargimento di sangue. L'ultimo, mi fa quasi pena questo povero Cristo, ci mando tutta la ciurma. Così non se ne rende neanche conto. Esatto. E noi vi salutiamo, vi invitiamo a iscrivervi al canale, mettere un mi piace e alla prossima puntata. Yeah!